Con tantissime novità, Windows 10 è il sistema operativo del momento. Si tratta di una nuova versione di Windows, una versione che in effetti può essere considerata anche la risposta di Microsoft a tutti quegli utenti che di Windows 8 veramente non sono riusciti a innamorarsi. Una versione che introduce appunto tante novità, ma che lascia a casa anche tante piccole funzionalità che alcune persone ritenevano comode, viste nelle versioni precedenti di Windows. Nello specifico oggi parliamo dei gadget per desktop, quei piccoli gadget che nelle vecchie versioni di Windows si potevano trascinare sul desktop del proprio computer per vedere tutta una serie di informazioni in tempo reale e comunque in primo piano rispetto alle applicazioni che si utilizzano. Ebbene ragazzi, Windows 10 non esistono più, le hanno eliminate, ma non tutto è perduto. Per tutti gli utenti Windows che sentono la mancanza dei gadget c'è una soluzione. La soluzione è un'applicazione non ufficiale di Microsoft sviluppata da uno sviluppatore indipendente che riporta in Windows 10 proprio i gadget per il desktop. Ovviamente il link per il download dell'applicazione lo troverete nella descrizione del video e in questo video ovviamente vi farò vedere proprio come utilizzare i gadget per desktop anche in Windows 10. Io sono Andrea Calindo e vi do il benvenuto. Come vi anticipavo, per riportare i gadget in Windows 10 dovremo utilizzare un'applicazione sviluppata da uno sviluppatore esterno a Microsoft. L'applicazione si chiama Windows Desktop Gadgets, ovviamente il link sarà nella descrizione. Installata l'applicazione, la procedura per aggiungere i gadget sul desktop è semplicissima ed è identica a quella che c'era nei vecchi Windows. Bisognerà solo trascinare l'icona del gadget sul desktop. Gadget che, come vedete, si trasformerà proprio nei gadget che avevamo fino a Windows 8. È inoltre possibile scaricare altri gadget, ma li scaricheremo dal sito dello sviluppatore che ha sviluppato proprio questa applicazione. Per ora i gadget sono tanti, in effetti non sono tanti quanti ce n'erano in Windows 8, però è una buona soluzione per chi ne sente la mancanza in Windows 10. Io sono Derek Aliendo, come al solito niente di più semplice e niente di più utile, e vi mando un abbraccio.